Auditorium Verdi sta per iniziare l'inaugurazione di questa 53esima edizione del Vinitaly. Inizierà con la presentazione della ricerca del mercato svolta dall'Osservatorio del Vinitaly su numeri e tendenze, gli italiani e il vino, per poi proseguire con un talk show condotto da Bruno Vespa e per terminare con importanti interventi, tra cui quello del Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Casellati. La ricerca di quest'anno è dedicata a tutto il mercato italiano, un mercato importante per i nostri produttori perché, come spesso diciamo, la brand reputation di un'azienda si costruisce innanzitutto a casa e quindi per poterla far valere sui mercati esteri bisogna avere innanzitutto in Italia. Dopo l'esposizione di Denis Pantini, responsabile di Nomisma Wine Monitor, prendono parte al talk show Il futuro del vino, il Vinitaly del futuro, condotto da Bruno Vespa, Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere, Carlo Ferro, presidente di ICE, Angelo Gaia, patron dell'omonima cantina, Matilde Poggi dell'azienda agricola Le Fraghe e Riccardo Cotorella, produttore di vino e presidente mondiale degli enologi. Il dibattito tocca i temi più vari, dalla posizione del vino italiano in Europa e il cambiamento del mercato che assiste alla scalata di altre nazioni, tra cui quella francese, agli ostacoli burocratici che affliggono il piccolo artigiano italiano, al problema del prezzo medio del vino in Italia che punta sempre al ribasso, ai prossimi obiettivi di mercato dell'ICE. Segue al talk show l'intervento istituzionale della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sull'importanza del Vinitaly nel panorama mondiale, persistendo tutto l'anno in 5 continenti, sulla risposta positiva data costantemente dai visitatori e sulla sinergia che crea questa manifestazione con le realtà locali e nazionali. Autorità, signore e signori, e per me è un vero piacere inaugurare per il secondo anno di seguito il Vinitaly, una manifestazione che è ormai una consolidata realtà a livello internazionale. Un futuro di qualità, come attestano le certificazioni e i consorzi per i prodotti sempre più eccellenti. E siccome la serata di gala di apertura della 53esima edizione del Vinitaly è stata dedicata alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, consentitemi di salutarvi con le parole che proprio Leonardo dedicò al protagonista assoluto di queste giornate. E però credo che molta felicità sia agli uomini che nascono dove si trovano i vini buoni. Vi ringrazio. ...4.600 espositori, 35 nazioni da tutto il mondo, un'affluenza mondiale. Questo è il Vinitaly e noi ora vi portiamo all'interno delle cantine del nostro Abruzzo che hanno preso parte a questo grandissimo evento. Venite con noi. Che tradizione porta Cantine Colonnella al Vinitaly? Beh, noi siamo in provincia di Teramo, siamo l'ultima e l'unica cooperativa presente e per noi è una tradizione importante
tra un anno facciamo 50 anni e quindi siamo nati nel 71 e quindi fra un paio d'anni. E quindi siamo, come dire, siamo orgogliosi di rappresentare i nostri soci qui al Vinitaly con i prodotti che sono tipici del nostro territorio, dal Montepulciano, al Pecorino, alla Passerina, al Trebbiano e al Cerasuolo. E siamo, il nostro territorio va comunque tutelato sempre e questo è quello che noi facciamo attraverso la valorizzazione dei nostri prodotti. Siamo 100 soci, 300 ettari vitati sulle colline teramane e ci sentiamo orgogliosi di rappresentare il territorio. Ci sarà un evento per questo anniversario importante? Beh, guardi, stiamo organizzando, credo che la cosa avverrà, ci vorrà un po' di tempo perché i 50 anni sono importanti e poi fra l'altro adesso noi abbiamo integrato la produzione del vino insieme a quella dell'olio, quindi diventeremo il polo più importante della provincia di Teramo in quanto abbiamo acquisito un frantoio collegato alla cantina e quindi saremo produttori di olio e di vino e sarà, come dire, il polo più importante della provincia di Teramo. La cantina Monti oggi compie 50 anni. Sì, compie 50 anni, siamo qua dal 1969, la prima vendemmia, con un'azienda fondata da mio padre e mio zio, con orgoglio che la conduco, la porto avanti con mia mamma e con tanti collaboratori che sono indispensabili. È un'azienda che è cresciuta molto, siamo presenti quindi negli Stati Uniti, in tanti mercati quindi internazionali e qui è bello poter, ecco, festeggiare con una degustazione che vedrà anche annate degli anni indietro. Siamo contenti, abbiamo da poco ci hanno consegnato questo premio, ottenuto le 5 Star Wines qui a Vinitaly, quindi con orgoglio che festeggiamo anche il compleanno, diciamo, con un premio importante. Colline Teramane partecipa al Vinitaly, siete soddisfatti dell'organizzazione? La fiera del Vinitaly è sicuramente la più importante, l'appuntamento immancabile per i vini italiani ed è anche un'occasione divertente in cui ci si ritrova in una città bellissima, circondata dalla bellezza e dal piacere di stare insieme. Resta sempre un'occasione bella dove incontrarci e promuovere i nostri vini. Colline Teramane si presenta come un consorzio, ognuno chiaramente porta una propria tradizione, ma possiamo dire che la tradizione in fin dei conti è comune? Assolutamente, e lo stand dove siamo tutti lo dimostra, ci presentiamo come Abruzzo e raccontiamo la nostra terra attraverso le nostre differenze, ogni denominazione è rappresentata e valorizzata e questo perché è proprio nella valorizzazione delle differenze che si riesce ad andare avanti e si valorizza tutto l'Abruzzo. È come se fossimo tutti muscoli di un unico campione e il campione è quello che scende nell'arena e combatte per tutti, però ogni muscolo è fondamentale.
Il Vinitaly è la 53esima edizione, come procede quest'anno? Beh, noi abbiamo innanzitutto assistito al discorso inaugurale di questo importantissimo evento a rilevanza nazionale ed internazionale. Stiamo adesso facendo un giro con le nostre aziende, l'azienda del territorio abruzzese, proprio perché vogliamo instaurare una sinergia, soprattutto per quanto riguarda l'export e per quanto riguarda il turismo enogastronomico. In Parlamento passeranno diversi provvedimenti che tratteranno questo importante aspetto, quindi noi ci vogliamo essere, vogliamo rappresentare l'Abruzzo in maniera importante e auspichiamo che l'Abruzzo e tutte le cantine che fanno parte di questa terra meravigliosa vengano valorizzate e portate, insomma, all'attenzione nazionale e ancor di più internazionale. Che pronostici possiamo figurarci per questa 53esima edizione del Vinitaly? Ma io credo che in questa 53esima edizione il vino d'Abruzzo sarà protagonista assoluto di questo Vinitaly. Lo è stato negli anni, è la mia prima Vinitaly, lo faccio da vicepresidente della giunta e da assessore con delega specifica all'agricoltura e noto un entusiasmo particolare, un'attenzione particolare sull'Abruzzo. Quindi credo che ci sono le buone basi per far sì che questo che è l'ambasciatore d'Abruzzo, il vino, perché io così lo definisco, cresca ancora di più e l'eccellenza che è diventi un'eccellenza indiscussa con il panorama internazionale. Dal punto di vista organizzativo possiamo dirci soddisfatti? Ma non posso fare paragoni perché non ho anni precedenti. Io credo che possa essere migliorato ancora qualcosa e soprattutto debba essere migliorata la comunicazione di quella che è la qualità e di quello che è il prodotto abruzzese, di quello che è l'Abruzzo in generale. Quindi la sfida vera è nel saper unire i nostri prodotti tipici, il vino, l'olio, l'agroalimentare, la patata, cioè tutto ciò che l'Abruzzo dà, che è frutto di ed è il segno di un prodotto unico, perché è il prodotto frutto della regione dei parchi, della regione, della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua, della qualità, insomma, assoluta. Dobbiamo essere capaci di saper vendere questo prodotto esterno e unirci ovviamente con tutto quello che produrrà turismo, ricchezza e occupazione. Credo che è una grande sfida, ma l'Abruzzo ha le carte in tavola per poter far questo. Nello spazio Abruzzo è stata presentata dall'assessore Emanuele Imprudente, dal presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo Valentino Di Campli e dall'assessore al turismo Mauro Febbo la nuova app del progetto Percorsi, attivata dal Consorzio Vini d'Abruzzo, disponibile su iOS e a breve su Android. L'app mette a disposizione dei turisti in viaggio informazioni turistiche ed artistiche ed enogastronomiche dei luoghi d'Abruzzo. Poco fa lei ha tenuto un discorso, si parlava di innovazione. Sì, solamente sì, uno degli aspetti principali credo che sia l'innovazione, già si è iniziato a fare diverse cose, sicuramente all'interno del mondo agricolo deve essere fatta ancora molta innovazione per andare a crescere insieme a quello che è la crescita che c'è complessiva all'interno del nostro paese. Non mi riferisco al vino perché il vino ha già avuto una sua capacità di innovazione e oggi il vino abruzzese è in controtendenza, cioè il vino abruzzese segna dati positivi, cosa che il resto d'Italia non lo sta dando, però il resto dell'agricoltura credo che debba assolutamente avere innovazione. E innovazione soprattutto poi deve esserci nella comunicazione e oggi il lancio di questa app è il primo passo di quello che deve essere secondo me la capacità di cogliere un mercato che si raggiunge oggi con mezzi diretti che sono all'interno delle proprie abitazioni comodamente da casa da un telefonino. Quindi l'aspetto comunicativo diventa fondamentale per vendere il brand Abruzzo, per vendere quel marchio che è l'opportunità che i cittadini abruzzesi hanno di trovare ricchezza dalla gastronomia, dal prodotto tipico, dall'alimentare e ovviamente dal turismo.